Rieccoci qui, grande confusione allo stand Nintendo, però siamo qui per parlare di Mario, il franchising di Mario che è in grande espansione come sempre, sempre, sempre fortissimo Mario. Direi che quello è il simbolo del videogame in generale, il simbolo di Nintendo, ma proprio il simbolo dei videogiochi e nessuno, penso nessuno non conosca Mario. Devo dire che passano gli anni, passano le console, ma Mario rimane. Siamo veramente felici di avere questo personaggio che è amato soprattutto da tutti, dai bambini, dagli adulti, dai papà che sono felici di rubare la console per farsi una partitina. Ed è un gioco che riesce anche a mettere insieme la famiglia e gli amici. E niente di più divertente di farsi una serata in compagnia di un gruppo di amici e farsi una partita a Super Mario. Oggi siamo qui molto contenti di presentare le anteprime per 3DS perché per la prima volta i giochi di Mario arrivano, approdano su console 3D. Avremo Mario Kart 7 in uscita a dicembre e Mario Land, 3D Land che esce veramente tra pochi giorni. E cosa succede? Che per la prima volta Mario si muoverà in un ambiente tridimensionale, ma anche il sistema di gioco sarà a tre dimensioni. E non è solo una questione estetica, ma è proprio il modo di giocare che cambierà andando in profondità. Poi, che dirti, in Mario Kart avremo anche delle novità come il deltaplano oppure le corse subacquee che sono divertentissime e nuovi sistemi per disturbare gli avversari, che è un classico. Che è una caratteristica di Mario Kart. In Mario Kart è sempre stato così, si lancia bucci banana, si lanciano i gusci, si fa di tutto per ostacolare i propri avversari. E anche in questo Mario Kart quindi sarà così. Una piccola anteprima su un nuovo modo di disturbare i propri avversari? Io direi che potete andare direttamente sulla console e provarlo, perché potete lanciare, vi dico così, vi dico questa, potete lanciare nuove cose per nuovi oggetti. Nuovi oggetti. Bene, bene. Mentre di Super Mario Land 3D c'è qualche cosa in particolare? Qualcosa di particolare possiamo dirlo, ad esempio il fatto di usare le tre dimensioni in maniera nuova. Quando tu giochi con le due dimensioni tu vedi i soliti mattoncini in un determinato modo, se tu attivi il 3D vedi che dietro c'è qualcos'altro, quindi puoi esplorare e muoverti e saltare in maniera diversa. E questo offre veramente una sensazione di gioco diversa e soprattutto per la prima volta si potrà scegliere in un 3D in profondità come prima, ma anche un 3D emergente verso di te. Molto 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 interessante, quindi non mancheremo di provare anche questo Super Mario 3D Land e Mario Kart 7, entrambi in uscita per Nintendo 3DS. Perfetto, grazie mille. Grazie.